Yes. Sentite qua. Non so, mi sta nervigliando, lo so. Alla salute vostra. Mamma mia. Mi sacrifico per voi. Spettacolare. Andrete al settimo cielo. Allora. Andate voi, fate sta ricetta, sbrigate. Questa è musica, ragazzi. E niente, buon appetito e chiudo fame. Ciao. Guardate qua, ragazzi, che c'ho oggi. Guardate che bella orata che c'ho. Bella fresca, presa al mercato proprio stamattina. E oggi andremo a fare una bella ricettuola per voi. Allora, questa è la nostra orata. Bella fresca, si riconosce la freschezza dalla consistenza della carne, che deve essere bella tosta. L'occhio, la parte esterna, bella opaca, comunque lucida così. La pupilla bella nera e mi raccomando, l'occhio deve essere bombato, non deve fare la bollicina dell'occhio, diciamo la rotondità dell'occhio, non deve essere incavato. Poi naturalmente andremo a guardare le nostre branchie, che sono rosse, vedi qua sono rosse, belle rosse, un rosso acceso deve essere. E naturalmente vedi, in questo modo non deve proprio cascare giù il pesce, deve resistere, perché in questo caso vuol dire che il pesce è ancora fresco, pescato da massimo un giorno, così. Questo sì, sarà pescato un giorno, insomma. C'ho proprio voglia di un bel pesce al forno, classico. L'andremo poi a vedere con una guarnizione tutta particolare. Oggi non faremo la solita con le patate a rondelle messa in forno. Faremo il pesce in forno, cuoceremo il pesce in forno e poi ci andiamo ad adagiare una specie di purè al rosmarino vicino. Faremo un bel piattino bello bello. Però adesso, prima di tutto, bisogna pulire il pesce, levarlo dall'interiora e levare insomma le pinne e tutto il resto, e squamarlo naturalmente. Ok, andiamo, dai. Ok ragazzi, per prima cosa andiamo a togliere le nostre pinne, in questo modo, cioè no, queste dorsali, così, con la forbice naturalmente, queste pinnette di sotto. Andiamo a togliere quest'altra sotto. Queste naturalmente la coda non si tocca, perché è anche un fatto estetico poi di presentazione del pesce. Poi togliamo le dorsali. In questo modo, così. Questo pesce, come avete visto, l'ho preso al mercato di Billingsgate Market in Londra. Il mercato più grande d'Europa, bellissimo. Dobbiamo naturalmente levare le squame, no? Se non avete uno squamatore potete farlo con un coltello, così andate dal verso opposto, così, no? Così, in questo modo, fino ad arrivare quasi alla testa, così. Raschiate bene, perché poi c'è gente, insomma, parte si toglie le squame, ma poi la pelle si mangerà, perché naturalmente andremo a mettere tutta la pelle, quindi la pelle si seccherà, sarà buonissima. Vi consiglio di utilizzare sempre il guanto è molto importante, ragazzi, in ogni ambito, ok? Ci siamo capiti, no? Ok, rigiriamo da quest'altra parte in maniera decisa, però insomma neanche troppo a rovinare il pesce, eh? Fare sempre molta attenzione. Andiamo a sciacquarlo sotto l'acqua. Acqua fredda, mi raccomando, così, così, in questo modo. Andremo a sciacquare adesso, quando toglieremo l'interiora, perché bisogna togliere l'interiora, andremo a sciacquare di nuovo. Ok, adesso andiamo a aprire qua, diciamo l'interiore, a spaccarlo qua e nella pancia, e a togliere l'interiore e finiamo di pulire. Ok, ci siamo, andiamo ad aprirlo, facciamo una bella incisione qua dalla parte della pancia, guardate qua, bello, cioè, diciamo che è brutto fare questa cosa, però è bello
si vede il sangue, no? Tutto l'interiore, guardate. Questo va tutto tolto, eh? Mi raccomando. Pensate che questo con l'interiore, cioè a Roma, nell'antica Roma, ci facevano un piatto romano con l'interiore del pesce. Le bollivano, facevano una cosa, a quei tempi, insomma, prelibata. Ok, togliamo tutto, tutto, bello pulito. Adesso togliamo così, poi andiamo a sciacquare sotto l'acqua. In questo modo. C'è qua il fegato, questo è il fegato. Deve essere bello pulito perché noi non ci dobbiamo andare a mangiare. Anzi, scusate, quello era lo stomaco, questo è il fegato. Cuore. Così. Bello deciso, senza rovinare troppo la carne, mi raccomando, piano piano. Senza rovinare troppo la carne, però togliete tutto perché poi non è piacevole farsi ritrovare le cose in bocca. Ok, una volta tolta l'interiore andiamo a sciacquare dal sangue, da, insomma, dalle cose in eccesso che ci sono. Queste cose, così, in questo modo. Così. Ok. Eccoci qua. Eccolo qua. Ok, allora, il pesce l'abbiamo pulito, eccolo qua. Lo dobbiamo condire, perché poi lo mettiamo in questa pirofila e lo buttiamo in forno. Lo andremo a condire proprio in maniera classica, in maniera classicissima, in questo modo. Lo appoggio qua, non lo voglio appoggiare sul tagliere perché questo di legno poi si impregna. Infatti, come avete visto, io l'ho fatto sul tagliere, quello in plastica. Sale grosso, sale grosso. Io uso il sale grosso. In questo modo. Bello. Saporiamo tutto così. Rosmarino, così, in questo modo, andiamo a riempirlo proprio, una bella testina d'aglio, uè, testina, andiamo a mettere dentro anche l'aglio, peperoncino, in questo modo, con il dito lo andiamo a condire, mi piace questa battuta brutta che ho fatto, limone non trattato, guardate che bello, due fette, non di più. Ecco, bello strasborda questo pesce. Ok, ci siamo, guardate un po', pesce è pronto, con un goccino d'olio, così, basta un goccio così, non è che dovete esagerare, serve pure per la croccantezza della pelle, così, in questo modo, andrete a rigirare, attenzione che non vi caschi dentro, così, perfetta, cerchiamo di, ecco, intorsicare tutto dentro, un po' di sale sopra, in questo modo. Rosmarino non è finita, ce lo buttiamo pure sopra. Lo stropicciamo così, lo strofiniamo bene. Ok, guardate un po' qua. Il nostro pesciolino è pronto. L'abbiamo cotto a 180 gradi, 200 circa. Fate voi dal vostro forno, insomma. Ogni forno ha la sua temperatura. 180 gradi per 20-25 minuti. Andiamo a impiattare, andiamo a fare la nostra preparazione. Qua ho fatto un purè, diciamo una purea di patate e rosmarino, la mettiamo così, questo piatto, bella abbondanza, poi diamo un giro così, tipo una lacrima, poi il rosmarino, l'olio, l'estravergine, bisogna mettere in questo modo, così gustoso, una ricetta molto estiva, perché il pesce di solito la gente lo mangia soprattutto d'estate. A me piace mangiare tutto l'anno. Vediamo se stacca la carne, la ciccia, il pesce. Poi naturalmente potete anche togliere l'interno, quello serve solo per aromatizzare, no? Vado. Mamma mia! Veramente buono, buono, buono. Pesce fresco, pesce buonissimo. Carne tenera, saporita perché abbiamo bella comida, ragazzi. Dove un altro po' d'assaggio. Favoloso, un po' favoloso. Vado ad assaggiare anche la nostra purea.
prendo anche un po' di olio che c'è qua. Spettacolare, perché poi il rosmarino gli dà quella nota. Culo e camicia, rosmarino e pesce, culo e camicia, sono loro. Poi la patata, la purea, io la preferisco perché è anche un po' più leggera, è sempre patata, però un po' più leggera rispetto alla patata, comunque insomma un po' più light. E niente ragazzi, io qua mo finisco tutto, meglio interrompe qua, comunque mo non lo vado a mangiare. Ok, alla prossima, rifate questa bellezza. Ciao ragazzi. Adesso poi quando toglieremo lo vai, fermati.